Questa mattina ci siamo dati appuntamento a Rosolina Mare con alcune associazioni giovanili con l'obiettivo di soprattutto di incontrarsi, perché incontrarsi è la cosa più importante e capita sempre più di rado di trovare gli spazi per incontrarsi, parlarsi e conoscersi. L'altro obiettivo era di continuare, proseguire una riflessione sul volontariato giovanile. Questo era dettato in parte dal fatto che abbiamo acquisito dei nuovi dati grazie a una ricerca condotta da uno studente, si chiama Federico Paralovo, è uno studente laureando in scienze dell'educazione e della formazione, che ha condotto una piccola ricerca per cercare di capire come sono strutturate le associazioni giovanili e quali sono le loro caratteristiche, anche in cosa si differenziano rispetto a quello che è il volontariato che chiamiamo più tradizionale. E poi abbiamo dato voce a una serie di associazioni giovanili per cercare di completare il quadro. Sono Denis Maragno e rappresento l'associazione CineGap, di cui sono presidente, sono stato rieletto quest'anno presidente. E l'associazione si è costituita formalmente un anno fa, siamo un'associazione di promozione sociale e siamo attivi da circa 5 anni. Il CineGap è un'associazione prettamente di stampo culturale, di promozione della, per la precisione, di promozione della cultura cinematografica. E cerchiamo di farlo attraverso proiezioni pubbliche gratuite e attraverso, poi in particolar modo, queste proiezioni le proponiamo in un contesto di cineforum permanente che da ottobre a maggio offre un momento alla settimana di cinema. Beh, questa mattina è stato un momento, forse il primo, un'occasione veramente unica di poter avere in uno stesso luogo molte realtà giovanili dedicate al volontariato e quindi in particolar modo all'associazionismo. È stata una bella opportunità per confrontare le difficoltà che ogni realtà ha incontrato, incontra o continua a incontrare nello svolgere le sue attività, ma soprattutto era anche un'occasione per condividere ciò che di bello è stato fatto e il modo in cui è stato fatto. Sono Enrico Micheletti e faccio parte da 5 anni dalla sua fondazione di un'associazione giovanile adriese di volontariato che si chiama Arti in Strada. Abbiamo fondato io e altre 4 persone questa associazione 5 anni fa e da allora ci occupiamo di un volontariato un po' particolare che spazia dai bambini per arrivare fino al mondo adulto e anche oltre. Allora, ciao, mi chiamo Zena e ho 25 anni, studio giurisprudenza a Ferrara e faccio parte del GMI, che sono i Giovani Musulmani d'Italia, un'associazione giovanile che comprende i giovani che hanno tra i 14 e i 30 anni massimo. E noi siamo appunto un'associazione di giovani per giovani, quindi non siamo assolutamente indipendenti dagli adulti e ciò che cerchiamo di promuovere appunto è lo scambio tra le due culture, quella musulmana e quella della società di cui facciamo parte. C'è solo un trucco per riuscire ad avere l'appoggio di tutti. Uno solo, lavorare. E lavorare bene. All'inizio ci vedevano, anche nel nostro territorio, pur essendo figli del nostro territorio, ci vedevano come una realtà strana, innovativa e anche tra virgolette pericolosa, perché rompeva gli schemi, capisci? Però lavorando in maniera seria, intelligente, puntuale, corretta, alla fine anche le menti più chiuse, anche le menti che ti hanno ostacolato dalla prima ora, alla fine ti accettano. Noi siamo, anche se siamo completamente indipendenti, noi siamo nati con l'aiuto dei grandi, degli adulti, quindi un loro apporto c'è stato. Dopo qualche anno che siamo riusciti a stabilizzarci, abbiamo cercato di distaccarci e all'inizio è stato forse un po' traumatico anche per gli adulti vedere i giovani che si distaccano da loro. Ora che da ormai da anni abbiamo completa indipendenza, invece cerchiamo di collaborare con loro, infatti il prossimo evento nazionale che faremo sarà fatto con l'associazione degli adulti.
Allora, io mi chiamo Francesca Morelli, ho 35 anni, quindi appena compiuti, e quindi da pochissimo tempo non sono più nel target ministeriale che viene considerato quello che include i giovani, di solito si prende dai 14 ai 34 anni. Nella vita faccio l'insegnante e con il volontariato ho a che fare perché nel 2005, insieme a un gruppo di amici, ho fondato l'associazione RoArt, di cui sono stata presidente per i primi anni, adesso partecipo soltanto. Uno dei fattori che spesso provoca il calo di attività o la morte stessa di un'associazione e la difficoltà a entrare in contatto con altre realtà e con le istituzioni è proprio il non riconoscimento dell'esistenza di un'associazione anche solo dandole uno spazio fisico in cui operare. E la mia idea era questa: un modo molto pratico e concreto di fare rete è non solo sui contenuti, sui progetti e sui valori, ma anche proprio in relazione a questa urgenza dello spazio fisico. E quindi sarebbe molto bello, oggi parlavamo di quali possono essere le strategie per creare poi coinvolgimento a livello di volontariato. Uno dei modi molto belli e che risponderebbe all'urgenza, secondo me, sarebbe fare un progetto articolato e costruito in cui le istituzioni e i servizi come il CSV facciano da collante, da tramite e anche da aiuto nel lavoro burocratico per recuperare un luogo fisico all'interno dei singoli comuni. Magari sarebbe bello a livello provinciale, ma è più difficile. Uno spazio da rendere polivalente a tutti gli effetti, usufruibile in contemporanea da il maggior numero possibile di associazioni giovanili, anche dell'estrazione degli interessi più diversi. Questo spazio sarebbe bello che lo recuperassero le stesse associazioni mettendoci le mani, perché una cosa che ti costruisci tu è più sentita come casa tua ed è già un modo per avvicinare anche un giovane che non ha a che fare direttamente col volontariato, con l'associazione, per fargli venire la voglia di fare le cose. Ah, non si fa foto? Noi per foto di che? È un'intervista. Un'intervista. Ho pensato che si fa foto, dico, no, volevo anche uno. No. Scusa. Prego. Ciao. Vabbè. Io questa non la toglierei, la terrei. Vedi, possiamo fare il giovane volontariato interculturale. Wow.